dice nell'Amleto, a un certo punto si dice essere pronti è tutto. È vero, essere pronti, cioè ci sono le circostanze, arriva il caso, si affaccia e tu devi, come, farti trovare pronto e quindi non attendere l'evento, diciamo, l'occasione per cominciare a studiare, ma essere già a un certo punto per non perdere questa occasione. No, la cosa per cui lo racconto è che bisogna veramente a che fare anche con questo film, nel senso della giustizia è un fatto innanzitutto personale, io credo, insomma, non soltanto io, cioè quello che succede nel tuo cuore, nel tuo petto, qua l'avvocato dice nel suo petto che si gioca la battaglia, no? C'è anche la giustizia ovviamente, ma innanzitutto, come dire, il senso morale, no? E quindi anche lì avere sempre un po' la misura di a che punto si è della propria preparazione, del proprio apprendistato, perché è successo che il giorno di questa telefonata che ora vi dico, io mi trovavo a casa perché ero stato estromesso da uno spettacolo teatrale. Cioè, praticamente, facevo, ora non dico qual è perché sembra che poi parlo male del regista con cui ci siamo risentiti a distanza, sempre un importante regista con cui stavo lavorando in quel periodo, ma mi disse che ero insentibile, che ero cane, che veramente che non mi sopportava più, e detto, domani stai a casa e non vieni, ti sostituisco. Quindi io mi trovavo disperato veramente, cioè proprio, no, nel senso umiliante. Poi ero a Palermo, io vivo a Roma ormai da più di 33 anni, ero a Palermo, nella mia città, dove avevo fatto a teatro anche dei protagonisti, non avevo mai fatto cinema, ero un attore sconosciuto, diciamo, quindi in questo senso, abbastanza anonimo, e questo regista che mi aveva preso all'inizio per fare delle parti importanti mi aveva sempre più declassato, parti sempre più piccole, fino a scomparire, veramente mi si è estinta la mia presenza in quegli spettacoli. E quel giorno io mi trovavo, quindi già intanto il primo caso è che io stavo sul divano di casa mia, cioè di casa di mia madre, appunto, che facevo zapping nella disperazione più assoluta, nella vergogna, nell'umiliazione. Ero veramente, forse, come dire, non sono mai stato, diciamo, dal punto di vista del lavoro, così tanto straccio come quella volta. Suono il telefono e sento: pronto, ciao, sono zio Gigiano, quello è l'attore Boulouin. Che stai facendo? Zio, sono qua, sul divano, sto facendo. Vieni subito a Mondello, sono con il regista Giordana, che ti vuole conoscere, per fare un film. Ma io non ho mai fatto. Vieni subito, ti ho detto. Non c'è roba di cinema, ti pensi. Muovete, spacciate. Era il 14 agosto del 1999, appunto Odissea alla Favorita di Palermo, perché per raggiungere Mondello è stata un'impresa, perché c'erano i falò per strada, era proprio Ferragosto quasi, giro, i gavettoni d'acqua, insomma, lascio la macchina a metà Favorita, mi metto a correre come un disperato, fino a non so se conoscete Mondello, al paese, tutto sudato, tutto, e vedo Marco Tullio Giordano, poi ho conosciuto Fabrizio Mosca, il produttore, Gigi Burano, Tony Sperandeo, che erano là, avevano già pagato il conto, arrivo tutto trafelato, Marco Tullio Giordano mi vede da lontano e dice no, sediamoci, ci mettiamo seduti e cominciamo a parlare. Era molto bello questa cosa perché mio zio si è messo praticamente accanto, cioè io ero seduto qua c'era Marco Tullio e lui faceva finta di non ascoltare, ma ascoltava dove faceva, ma minchia questo. Non mi farei fare mala figura, cioè non mi farei fare brutta figura. Zitto! Vedete, mi suggeriva le risposte a un certo punto, perché ci teneva tantissimo che io facessi della figura con il regista. Insomma, praticamente è successo che quel giorno lì Marco Tullio Giordano mi ha incontrato, ci siamo incontrati, abbiamo parlato. Tra l'altro io ho dovuto confessare questa cosa qua, io ho detto, guarda, io prima che parliamo ti volevo avvisare, sono un attore, sì, in teatro, ma non ho visto niente. Cioè io avevo 32 anni e non avevo visto Kubrick, Herzog, io gli ho detto, ma guarda, non ho visto neanche un film di Antonioni, neanche un film di Pasolini, di Orson Welles, i titoli li sapevo, per fortuna, non ho detto, tutto quello che può, diciamo, fare felice una persona, soprattutto che ama il cinema, io non l'avevo visto,
fortuna, li devi ancora vedere. Ha detto, ma tu non sai, mi ha detto Marco Giulio, tu non sai, tu hai di fronte a te paesaggi, tu devi andare a Buenos Aires, a Parigi, a New York, tu devi vedere le più belle città del mondo. E in effetti poi è stato così, cioè, appunto, siamo incontrati, ho fatto questi provini, tutta la e sono stato preso. Quindi, diciamo, a proposito della telefonata, la telefonata è stata quella cosa, quella circostanza, il caso che mi ha voluto, il caso di solito come povero Michele Grassadonna si abbatte per distruggerti, invece in quel caso è stata una cosa, si è abbattuto per risollevarmi da quella catastrofe in cui mi trovavo. Fu un debutto meraviglioso, certo, pazzo, stiamo parlando di quel film naturalmente.